Nel Museo Archeologico Nazionale di Melfi è in corso fino al prossimo 2 giugno la mostra Capolavori in rilievo, nella quale, attraverso il dialogo visivo, il sarcofago di Rapolla in esposizione permanente al museo e il sarcofago di Atella, prestito straordinario del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, raccontano l'importanza culturale e il ruolo del territorio del Vulture in età imperiale romana. Nella mostra le due opere si connotano quali speciali testimoni parlanti della storia del territorio e si caratterizzano come manufatti di grande importanza non solo storico-artistica ed archeologica, ma anche e soprattutto sociale e culturale. Le due opere d'arte testimoniano la ricchezza e il raffinato mondo dei grandi proprietari terrieri che possedevano estese tenute nella campagna del Vulture, non lontano dalla città di Venusia. Raccontano di uno scambio culturale tra il mondo microasiatico ed attico, sede delle migliori botteghe scultoree, e l'entroterra lucano, in cui le ville costituivano il cardine della vita economica e culturale. Insieme, i due sarcofagi permettono di ricostruire l'articolato panorama di relazioni sociali, politiche, culturali ed economiche della regione negli ultimi decenni del secondo secolo d.C. Il sarcofago di Atella, rinvenuto nel 1740, è entrato nella collezione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel 1897. Il sarcofago apparteneva a Metilia Torquata, come ci ricorda il nome che corre lungo il lato principale. La donna apparteneva alla potente famiglia dei Metili, imparentati con membri influenti della corte degli imperatori Antonini e proprietari di una tenuta nei pressi di Atella. La cassa è decorata con il mito di Achille Asciro, uno dei più celebri episodi della vita dell'eroe, raffigurato su numerosi sarcofagi prodotti sia a Roma sia in Attica. La leggenda narra che Teti, per impedire al figlio di partecipare alla spedizione di Troia e di andare incontro al suo terribile destino, lo avesse nascosto sull'isola di Sciro, vestito da fanciulla, tra le figlie del re Licomede. La vera natura dell'eroe si sarebbe rivelata grazie a uno stratagemma ideato da Ulisse. Il suono di trombe e il rumore delle armi, simulando un attacco nemico, avrebbero spinto Achille istintivamente ad imbracciare lancia e scudo e quindi a rivelarsi. Sui lati brevi del sarcofago sono rappresentati due momenti precedenti della vita di Achille. Su un lato l'eroe si allena nella lotta a cospetto del suo precettore, il centauro Chirone. Sull'altro lato, Achille, avvolto in abiti femminili, si esercita nella musica, circondato dalle figlie di Licomede. Sul retro della cassa, due voluminose e ricche ghirlande sono sorrette da un'aquila e sormontate da grifi. I riferimenti al potere e l'ambizione dinastica contenuti in questa immagine sono particolarmente adatti alla celebrazione del defunto di una potente casata. Il sarcofago di Rapolla fu rinvenuto nel 1856 in località Albero in Piano, dove successivi scavi archeologici hanno individuato i resti di una villa d'età imperiale. Si tratta di un sarcofago in marmo di produzione microasiatica. La cassa è scandita da colonnine scanalate che individuano edicole entro cui sono collocate singole figure. Al centro del lato principale, Afrodite Venere, la dea della bellezza e dell'amore, iscrive su uno scudo a memoria per i posteri le virtù della defunta. Nelle edicole si distribuiscono divinità ed eroi del mito greco, per i quali sono state proposte varie interpretazioni. Uno dei lati brevi rappresenta la porta dell'Ade, con Hermes psicopompo e un offerente. Sul lato opposto si è visto un riferimento al ratto del Palladio e dunque alle vicende della guerra di Troia. Sul coperchio, a forma di letto da banchetto, è distesa una figura femminile, chiaro riferimento alla defunta, con ai piedi un piccolo cane non conservato. La donna indossa una veste lunga e leggera ed è adagiata su un mantello drappeggiato. Il volto, idealizzato, è incorniciato ad una chioma bipartita sulla fronte e pettinata in morbide onde, simile all'acconciatura di Faustina Minore, figlia dell'imperatore Antonino Pio e moglie di Marco Aurelio.